Salve a tutti e benvenuti all'interno di questo nuovo video del Calcio al Bar. Questo è un contenuto relativo al calciomercato, più precisamente la sessione estiva 2023. Prima di cominciare, però, un bel like, una bella iscrizione e anche un bel commento per farmi sapere che cosa ne pensate. Inoltre, un paio di precisazioni. La prima è relativa al fatto che non ho ancora il computer portatile, non l'ho ancora sostituito, cosa che farò entro fine luglio. E dunque questa è un'ambientazione d'emergenza. La seconda, voglio spiegare finalmente perché l'orario delle 2 di notte. Non per fare un qualcosa di show, qualcosa che non c'entra nulla, ma perché semplicemente io voglio dare a voi la possibilità di conoscere un'altra parte di me. Perché a me piace durante il corso della notte anche scrivere sul mio blog, di cui trovate il link in descrizione. Piace montare i video, non girarli, perché altrimenti il condominio non la prenderebbe benissimo e ha ragione. E inoltre, perché così la mattina voi potete avere anche un video sul calcio da poter guardare a colazione con latte, cereali, cornetto, cappuccino, quello che sia, rigorosamente al bar. E dunque il calcio al bar anche per questo rispetta il suo nome. Andiamo però subito a vedere quello che è l'argomento di oggi trattato. Daichi Kamada, perché è ancora svincolato? Daichi Kamada è abile nella tecnica, è abile nell'uno contro uno, dispone anche di buona visione e di buona agilità, ha un buon tiro dalla distanza. Si è svincolato dall'Eintracht di Francoforte alla fine della scorsa stagione, 26 anni per lui e giapponesi. Io non capisco perché rimanga ancora tra gli svincolati. È uno di quei calciatori che chiede anche una cifra elevata per il suo trasferimento definitivo, 4 milioni e mezzo barra 5 proprio al giocatore a stagione come contratto, però potrebbe far gola a diverse squadre di Serie A. Indipendentemente dalla questione Zielinski, anche il Napoli potrebbe beneficiare di un centrocampista in più che può giocare sia sulla tre quarti sia come seconda punta, che essere anche adattato come centrocampista centrale, in quanto dispone di ottime caratteristiche. Anche l'Inter, volendo, potrebbe disporne come uno dei centrocampisti da alternare. La Roma, che sta inseguendo Renato Sanchez, che probabilmente lo acquisterà con un prestito con diritto di riscatto legato alle presenze del calciatore, rischia di dover dare 22 milioni, che sembra non avere per parametri finanziari e per fair play vari imposti anche dall'UEFA, 22 milioni al PSG per un giocatore discontinuo e soprattutto che ha degli infortuni nel corso della stagione. Dunque io la Roma proprio non la capisco, devo essere sincero. Mourinho vorrebbe Kamada da una parte, mentre più Thiago Pinto a spingere per un ragazzo le cui doti tecniche non si discutono, anche dotato di grande fisicità, ma spesso infortunato e soprattutto nelle ultime stagioni ha giocato una ventina di partite l'anno di media. Anche l'Atalanta potrebbe usufruire di un giocatore come Kamada, che può essere d'utile, può essere schierato sia come seconda punta che come centrocampista centrale. Proprio tra i mediani, secondo me, Giampiero Gasperini avrebbe bisogno di un salto di qualità ulteriore. E se ne facciamo discorso di ingaggio alto, allora a questo punto dovremmo anche considerare che il cartellino è zero. Acquisti anche un cartellino di un calciatore che puoi rivendere anche a cifre importanti, 10-15 milioni. Ecco, questo è il cruccio della questione. Perché andare ad inseguire calciatori tanto esosi ed onerosi, mentre ce ne sarebbero altri liberi che magari hanno un ingaggio alto, ma che ti assicurano anche più costanza e presenza? Questo è il mio dubbio personale che lascio anche a voi. Io, ragazzi, sono giunto al termine di questo video. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo contenuto, sempre qui, sempre su Il Calcio al Bar. Grazie e alla prossima.